Allora, questa è la spiaggia di Torre Flavia che fa parte del Monumento Naturale Paludi di Torre Flavia, un posto interessantissimo perché è un ecosistema, ma è anche un sociosistema. Proprio sulla spiaggia qui, proprio questa è la spiaggia del Fratino, che è una delle spiagge differenti, sono cinque spiagge diverse, e qui fa il nido tutti gli anni il Fratino, che depone le uova sulla sabbia, le cova incredibilmente per rinfrescarle, non per covarle, riscaldarle, ed è un'attrazione incredibile come la tartaruga di mare, quindi questo porta, si dice che è una specie bandiera, perché è attrattivo e porta tanta gente a incuriosirsi. Tantissime persone adorano questo posto, tantissimi ricercatori, studenti, volontari partecipano alle attività di tutela e conservazione della natura. E adesso, fra poco, inizieranno tantissime, fortunatamente tante iniziative in natura, in piena aria all'aperto, e tra queste finalmente abbiamo una spiaggia ecologica grazie al progetto Bargain dell'ISPRA, che è un progetto di un grande gruppo importantissimo, interessantissimo, che ha fatto poi tra l'altro documentari, cartoni animati, cose che sono per noi utilissime perché questa è un'area gestita dai bambini, quindi tutto ciò che viene fatto per i bambini e per noi è bellissimo. E per finire faremo questa spiaggia ecologica grazie anche al Comune di Cerveteri. Quindi in questa spiaggia verrà fatto tutto un progetto sulla Posidonia, che è una pianta marina importantissima, spesso un po' sottovalutata. Benissimo, allora quindi qui alla spiaggia di Torre Flavia, lato nord Campo di Mare, ci sarà la prima spiaggia ecologica che assieme ad altre saranno focalizzate sulla Posidonia marina, aperta a tutti, tutti siamo quindi contenti di aspettarvi.